È stata un'occasione molto apprezzata il potersi immergere nelle radici storiche della città capoluogo grazie all'iniziativa del FAI che con i giardini segreti ha aperto le porte di Villa Mendola e i giovani del Fondo Ambiente Italiano hanno deciso di dedicare questa edizione alla memoria di Giovanna Mendola figura storica della città recentemente scomparsa, che è stata un'ispirazione per le generazioni, lasciando un'impronta indelebile nella comunità locale. Il percorso di visita ha avuto inizio con l'illustrazione della storia di Avellino attraverso la presentazione cronologica e narrativa di cimeli, documenti, statue e altre opere in bronzo che compongono la collezione del museo civico, allestito al piano nobile del palazzo. I partecipanti hanno proseguito la visita attraverso lo splendido giardino che arricchisce gli spazi della villa, regalando colori e profumi avvolgenti grazie alla sua grande varietà di piante e alberi. In questa speciale giornata gli antichi arbusti del giardino storico sono stati l'ambientazione perfetta per esporre le opere della pittrice ucraina Lana G, che ha condiviso la sua visione artistica sul rapporto tra l'uomo e la natura. I giovani del Fai di Avellino sono stati entusiasti di accompagnare i visitatori avellinesi e quelli provenienti da fuori provincia per riscoprire insieme a noi le meraviglie di Villa Mendola, ha commentato Serena Giuditta, capo delegazione Fai di Avellino. Sono grata per l'impegno straordinario dei volontari e di tutti quelli provenienti da altre parti della Campania che si sono uniti a noi. Senza il loro prezioso contributo questo evento non sarebbe stato possibile, conclude la capodelegazione del Fai di Avellino, Serena Giuditta.